parlare di libri e autori, ora siamo in quei di Como, anzi precisamente a Erba, insieme a Fiorella Mandaglio, che il 1º maggio porterà due libri stupendi. Il primo è come Storie di lupi moderni, stavo sbagliando, scusa Fiore. Il secondo è Tra mito e fantasia. Io ne sono felicissima di questo libro, è un libro della collana Senza Barcode che curo e ne ho curato anche la copertina. Quindi mi sento molto zia di questo libro. Fiore, benvenuta a Liberi TV, raccontaci i tuoi libri. Grazie per l'invito e che dire, sono due libri che in un certo senso sono collegati da un filo rosso perché entrambi parlano di manipolazione psicologica. Il primo libro è un racconto, Storie di lupi moderni, ha una protagonista che si trova a combattere per se stessa e a interessarsi, insomma, comunque si vede sfiorata da storie che riguardano mode, challenge, bullismo e cyberbullismo. Mentre invece, Tra mito e fantasia, parla di tutt'altro, mescola mitologia, i quattro elementi, fuoco, aria, acqua e terra, ed è un racconto che tra mitologia, tra fantasia e anche un periodo storico un po' particolare, che è quello della Santa Inquisizione, quello in cui si pensava ci fossero le streghe, ha un pizzico anche qui di mentalismo e quindi di manipolazione psicologica di alcuni dei suoi personaggi, che è la stessa cosa che accade quando c'è la violenza psicologica di genere oppure all'interno delle azioni di cyberbullismo. Fiorella al pallino, la violenza di genere e il cyberbullismo la mettiamo a sorridere, ma perché sei un'esperta di questo settore. Ti devo chiedere solo di andare un pochino indietro perché ecco qua, vediamo anche Perfetto. la tua manina, quindi se sposti perfetto, sì perché dovete sapere che per essere con noi Fiore oggi sta facendo i salti mortali, quindi ti Assolutamente. trattengo pochissimo ancora, però voglio sapere innanzitutto se stai lavorando a qualcos'altro oltre che a Legal Cat, così racconti anche cos'è Legal Cat. Allora, Legal Cat è una rubrica che parla di legalità, netiquette ed è concentrata non solo sul mondo del cyberbullismo, della violenza di genere, ma anche sull'educazione digitale e sulle diverse tipologie di reati informatici o comunque tutto quello che sta all'interno del digitale. Però, oltre a questo, come dicevi prima, dato che il mio mestiere è quello di occuparmi di violenza di genere, fare i percorsi didattici, sto preparando un libricino che sarà proprio una piccola guida che andrà comunque, sarà rivolto a educatori, docenti e coloro che volessero fare un progetto di contrasto alla violenza di genere all'interno delle scuole. Quindi praticamente daremo due o tre consigli su come iniziare a fare dei progetti per far partire i ragazzi già in età scolastica al rispetto e all'eliminazione di stereotipi e tutto quello che riguarda la violenza di genere. E tutto questo sulla web radio senza barcode, eh? Non Esatto. dimentichiamoci la location migliore per i podcast. Allora, Fiore, grazie, grazie, grazie. So che in questo momento sei veramente molto impegnata, ma ci tenevamo ad avere il nostro messaggio per Liberi TV, Fiorella con i suoi libri, per incontrare i suoi lettori, ma anche i curiosi. Sarà il 1º maggio a Santa Severa. Dalle 10 circa alle 20 siamo in Piazza Roma. Non mancate, ci saremo tutti noi, 16 libri, 10 autori e Fiorella Mandaglio. Grazie Fiore, a presto. Grazie a voi, a presto!